Il castello di Miasino è una villa di fine 800 da un forte valore economico. È situato a Miasino, che è sul lago d'Orta, ed è talmente importante che quando nel 2010 venne inaugurata l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, fu fatto vedere un elenco di 10 beni. Tra questi 10 beni c'era il castello di Miasino. Qual era la situazione particolare di questo bene? Pur essendo stato confiscato in via definitiva al boss Pasquale Galasso, era occupato in qualche maniera da un'azienda riconducibile alla famiglia del boss. Già nel 2010, all'epoca ero referente di Libera Novara, denunciai questa situazione più volte. Quando poi sono arrivato in regione da consigliere regionale, mi sono impegnato affinché fosse la regione Piemonte a farsi carico del bene, e così è stato. Ora le cose stanno andando avanti, perché come sappiamo non basta confiscare i beni mafiosi, ma occorre restituirli alla collettività attraverso progetti di riutilizzo sociale. Siamo partiti con una manifestazione di interesse che naturalmente è una prima fase per poi arrivare al bando di assegnazione vero e proprio. Questo ci aiuterà a farci capire il panorama e anche ad orientarci ulteriormente per quanto riguarda il bando stesso. E noi abbiamo dato, diciamo, tre grandi orientamenti, no, su come secondo noi deve essere la progettualità di questo bene, e abbiamo naturalmente sottolineato la funzione turistico-recettiva, poi naturalmente abbiamo indicato, come dire, una progettualità culturale che non è in alternativa a quella turistica recettiva, cioè queste indicazioni che abbiamo dato possono coesistere, e poi un orientamento al, come dire, ludico ricreativo. La partita possiamo considerarla conclusa solamente quando vedremo il castello tornare alla collettività, aperto, a generare un'economia pulita, che faccia lavorare i giovani dei nostri territori. Possono partecipare a questa manifestazione di interesse, ma poi successivamente anche al bando, enti no profit. Questo naturalmente è un requisito di legge, però io credo che il mondo del no profit abbia tutta la cultura manageriale per gestire un bene, e naturalmente questa scelta è anche una scelta per sottolineare il carattere comunitario di questo bene. Noi ci aspettiamo appunto progettualità che sappiano avere una grande ricaduta sul territorio.